Coppa Italia prima, il Fano poi. Sarà una settimana cruciale per il futuro del Teramo, impegnato domani pomeriggio nei quarti della competizione nazionale contro l'Ancona, prima del match da dentro o fuori contro un'altra formazione marchigiana lunedì pomeriggio. Dopo la conferma di Lamberto Zauli da parte della squadra arrivata proprio ieri, la sfida del Bonolis sarà l'antipasto anche per dare spazio alle seconde linee, nonostante il passaggio del turno avvicinerebbe i biancorossi ad un obiettivo all'inizio considerato come secondario, ma che in corso d'opera sta diventando primario. Possibile l'impiego di Calore tra i pali al posto di Narciso, mentre davanti Barbuti e Tempesti potrebbero comunque mettere benzina delle gambe in vista del posticipo. Stesso discorso che potrebbe riguardare Baccolo in mediana, mentre per Spighi si attende il ritorno in gruppo in questi giorni, per poi attendere che l'ex spalla ritrovi la migliore condizione. Intanto alcuni rumors di mercato vorrebbero Gianvito Plasmati, obiettivo per rinforzare la prima linea del Diavolo, ma il materano classe 1983 da luglio è svincolato dopo l'esperienza di Catania e ci vorrebbe un lavoro supplementare per farlo tornare su livelli che possano essere d'aiuto al Teramo. Tempo che il Diavolo per il momento però non sembra avere, perché la classifica è quella che è e invertire la rotta già da domani potrebbe essere un buon viatico in vista della sfida del Mancini, da cui passerà molto del futuro dei biancorossi.